Mussolini ha deciso, è guerra! Ma ti ricordo che alle tre dobbiamo... Tranquillo, alle tre starei sotto al balcone del Duce, Maroma. Per le vie del nuovo impero, che si dilungano nel mar, marceremo come Duce vuole, dove Roma già passò. Ma la benzina non ce la potevi mettere prima? E pensavo che bastasse, comunque non ti preoccupare, più avanti c'è un benzinaio. Dai, ti prego, fermiamoci un attimo, io non ce la faccio più. Chi si ferma è perduto. Oh, ha detto Duce, mica io. Mannaggia a me quando mi è venuta questa idea. Oggi si è fatta la storia e noi non c'eravamo, ma vi rendete conto? È colpa tua, Claudio. Tranquilli, tranquilli, in mezz'ora siamo a Roma con la macchina di Papi, perché non hai fatto benzina invece? Va bene, basta. Ormai il danno è fatto. È inutile tornarci sopra. Beh, ma niente, io e Giulia siamo andati a Villa Borghese e abbiamo affittato una barca. Uh-huh. E poi? E poi abbiamo visto i cigni, belle bestie. Sì, vabbè, poi? Poi niente, basta. Niente. Ah no, scusa Claudio, tu vieni sotto casa mia solo per dirmi che hai visto delle stupide bestie? Non sono affatto stupido. E nemmeno io, Claudio. Nemmeno io. Vi siete baciati, vero? Vi siete baciati sì o no? Vabbè, sì. Lo sapevo. Come sei sciupato. Tu invece sei bellissima. Sei proprio come ti ricordavo. E quanto hai di licenza? Fino a domattina. E poi? E poi parto, fronte greco albanese. Ma voi cosa pensate? È ancora vivo? Non lo so, Giuliano, non lo so. Ho provato a chiedere in giro, ma nemmeno me danno retta. La guerra non sta andando bene. Oh, mi raccomando, Giulia, queste cose in giro non si devono sapere. Sono notizie riservate. Capo Manipola, cosa facciamo adesso? Andiamo a fare il nostro dovere di italiani. Andiamo ad arruolarci. Già, ma con chi? Con chi non ha tradito. E a difendere l'unica cosa che ci è rimasta. L'onore. Possiamo rispondere alla violenza con la violenza. Ecco cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ucciso il padre del nostro migliore amico, lo capisci? E come credi che mi senta io? Era il nonno di mio figlio. L'ho conosciuto, ci ho parlato. Un peso che mi porterò appresso per tutta la vita. Ma questo non cambia nulla, c'è la guerra. Sono nemici. Vi sbagliate, i nostri nemici sono gli anglo-americani ed è contro di loro che noi vogliamo combattere. Il nostro comando non si fida. Voi dovete solo controllare il territorio e combattere i ribelli. Finché i partigiani non ci spareranno addosso, per noi è come se non esistessero. E avete avuto scontri con quelli della decima? Per adesso c'è una specie di tregua. Noi non rompiamo le scatole a loro e loro non le rompono a noi. Guardatela! Stanno arrivando i nostri amici della decima! Com'è possibile? La tregua è rotta! Come è rotta? Ho ammazzato due marò. Che cosa hai fatto? Ma sei impazzito! Va bene, potete passare. Poi l'hanno appesi, lui e Claretta, con la testa lì in giù, sulla pensilina del benzinaio, come se fossero carne al macello. Se non vogliamo fare la stessa fine, dobbiamo uscire subito da Milano. Come si chiama? Mauro. Anche se non sapevamo che l'obiettivo era lui, a quella guerra partecipammo anche noi. Cosa?
Voi l'avete ucciso? No, eravamo lì, non siamo stati noi. Ma Cristo, ma era mio padre, ma quante volte siete venuti a casa mia? Quante volte ci avete mangiato, scherzato insieme? Tuo padre era passato con l'SS, era diventato un torturatore. Non è vero, non ci credo. È la verità, informati! E a mia madre? E al dolore di mia madre per come è stato beccato nella casa della sua madre? Non ci avete pensato, vero? Non c'è stato tempo, Claudio, lo capisci? Eravamo su due fronti opposti. Sto parlando di quella sera al posto di blocco. Ero io quello che vi controllò i documenti. Mi spacciaste per fratello e sorella. Avrei potuto ammazzarvi lì all'istante, ma non l'ho fatto. E non perché sono migliore di voi, Solo che io non ho mai permesso all'odio di prendere il posto dell'amore. Noi abbiamo soltanto capito in tempo in quale baratro ci stava portando una guerra assurda. Troppo facile. Prima tutti i fascisti, poi tutti a rinnegare la parola data. Ma io non ce l'ho fatta. Devo lavarmi le mani. L'onore non può bastare a giustificare che ti sei schierato dalla parte sbagliata. E chi ti ha detto che era quella sbagliata? Lo dice la storia. La storia la scrivono i vincitori. Sapessi quanto t'ho pensato. Non c'è stato un attimo che non sei stata nei miei pensieri. Una volta ricevetti una tua lettera, la riconobbi dalla carta azzurra. Ma finì nel fango e quando l'aprì non si leggeva più niente. Ciao, piccoletto. Cresci forte, mi raccomando, eh? Ma tu gli vuoi bene alla mia mamma? Sì, tanto. E allora io voglio bene a te. Dai, sbrigati, Claudio. La nave ti sta aspettando all'arco. Al capitano non devi dare niente, l'ho già pagato io. Ciao, amico mio. Mamma, ma dove va Claudio? Lontano, molto lontano, ma un giorno ritorno.